Ferrara si prepara ad accogliere il concerto di Bruce Springsteen, evento in programma al Parco Urbano Bassani il prossimo 18 maggio e che richiamerà circa 50.000 fan del boss. Un appuntamento importante che richiede tuttavia uno sforzo organizzativo imponente messo in evidenza dall'amministrazione comunale. Tanti attori hanno partecipato per la creazione di questo evento, che non è soltanto spettacolo ma è anche sicurezza, ambiente, tutela, cultura, quindi si uniscono tanti discorsi in un unico giorno, per noi molto importanti. Abbiamo cercato attraverso questo lavoro di limitare al massimo i disagi per i cittadini ferraresi. Chiediamo ovviamente ai ferraresi, sappiamo che creeremo dei disagi, quindi è inevitabile che ci sarà qualche problema sicuramente. I cittadini a nostro avviso avranno una città comunque organizzata, pronta a ospitare 50.000 persone, di cui circa il 15% provengono da fuori dall'Italia. Quindi avremo già in città molte persone che saranno qui ad alloggiare, sia ai cittadini che a chi è ospite della città. Chiediamo il meno possibile di utilizzare la macchina, nel limite di ognuno in quei giorni, di raggiungere il concerto per chi è in centro. Considerate che abbiamo anche un altro 10% che viene dalla provincia, per chi è in centro qui vicino di andare a piedi, in bicicletta. Insomma, questi sono consigli utili, spero che facciano riferimento a un sistema di civiltà di cui Ferrara è sempre stato un esempio. Come ha detto il sindaco, abbiamo lavorato per ridurre al minimo i disagi. È una dichiarazione che ritengo molto onesta, perché dire che non ci saranno disagi sarebbe una bugia che non vogliamo assolutamente dire. Noi quel giorno stiamo facendo un conferimento di sacrifici e disagi perché Ferrara sia grande non nell'Italia, nel mondo. Ferrara dunque sarà divisa per zone. Quella più vicina al concerto, ovvero la zona rossa, sarà totalmente interdetta al traffico. La zona rossa sono tutte le aree che sono immediatamente vicine e limitrofe a quelle dell'area del concerto. Okay? Quindi stiamo parlando di, da un lato, via Canapa, con anche il cavalcavia dei Fratelli Rosselli, perché come abbiamo visto prima è strada di afflusso pedonale per chi proviene dai parcheggi nord, quindi tutta la via Canapa, l'ultimo tratto della Porta Catene, cioè dal Forni, dalla rotatoria di Gustavo Bianchi fino al semaforo di Bacchelli, tutta la via Bacchelli e la via Gramicia dall'altro lato, che va grosso modo dal termine delle abitazioni, lato città dove c'è il campo sportivo per intenderci, a dopo l'area del golf, del CUS del golf. La perimetrazione, diciamo così, a nord viene chiusa da un confine naturale che è quello di uno scolo del consorzio di bonifiche, per cui lì saranno presidiati i pontini solo di accesso. Per limitare al massimo i disagi legati alla viabilità, la raccomandazione è quella di prenotare per tempo il posto nei parcheggi dedicati all'evento. Il consiglio che la città, che noi di Ferratua diamo a tutti i turisti, a tutti quelli che verranno a vedere il concerto, è di prenotare prima il biglietto, perché i biglietti sono già tutti vendibili online e nel momento dell'acquisto sul biglietto c'è anche già un QR code di avvicinamento, quindi collegato con Maps, che ti manda esattamente, nel momento in cui tu lo vai a localizzare, alla tua area di sosta. Quindi quello che noi vogliamo è che la gente sappia che non è possibile venire quel giorno lì in città e iniziare a girare come delle trottole, perché i parcheggi dedicati sono quelli che abbiamo indicato oggi, quindi devono munirsi del tagliando in anticipo.